L'acqua tornerà potabile nelle frazioni di San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano di Fano nella giornata di domani. Si attende solo il nulla osta dell'ASO. Le Marche riceveranno oltre 1 miliardo di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo ha annunciato Maria Stella Gelmini. Il sindaco di Fano Serre e la Giunta hanno incontrato gli abitanti di Carrara sull'ampliamento della centrale elettrica Adriatic Link. A Calcinelli di Colli al Metauro, dopo 3 anni, torna il Festival di Primavera con spettacoli, premiazioni e 3 comici d'eccezione. Alla cooperativa Tre Ponti di Fano va in scena la beneficenza con una tombola che servirà a raccogliere fondi per il popolo ucraino. Ecco il nuovo logo che rappresenterà la città di Pesaro, capitale europea della cultura 2024. L'immagine è stata realizzata da una studentessa e verrà presentata domani a Procida. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Bentornati cari telespettatori di Fano TV, buonasera, benvenuti a tutti. Allora cominciamo, avete sentito, manca solo l'ufficialità, manca il nulla osta, un timbro da parte dell'ASUR, l'azienda sanitaria locale, per dare di nuovo la possibilità ai residenti delle zone di San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano di Fano la possibilità di riutilizzare l'acqua potabile, l'acqua del rubinetto per uso alimentare. Divieto di consumo dell'acqua nelle frazioni di Magliano, Ferretto, San Cesario e Sant'Elia. È quanto riportato ieri tramite un'ordinanza firmata dal sindaco di Fano che vieta l'utilizzo per il consumo alimentare. Secondo le analisi sarebbe stata rilevata la presenza di trihalometani. Il trihalometano è una componente chimico che diciamo è un sottoprodotto che si può presentare durante nelle fasi di disinfezione dell'acqua. È un problema diciamo che si presenta nei piccoli acquedotti rurali, soprattutto d'estate, che richiedono una particolare attenzione. Ecco. Capita, è capitato una volta l'anno scorso e una volta quest'anno, però ovviamente questi piccoli acquedotti rurali hanno un'attenzione particolare. Noi facciamo tutta una serie di analisi aggiuntive settimanali proprio per questa problematica qua. Questa volta diciamo la cosa un po', i tempi si sono un po' anticipati, perché di solito è un problema che si può presentare d'estate col caldo, e quindi un po' anticipati i tempi e quindi siamo dovuti intervenire a valle. Già nella giornata di ieri sono stati prelevati alcuni campioni d'acqua dalla fontana di Magliano. Tramite le analisi è stato rilevato un leggero superamento dei limiti previsti dalla legge, che ad oggi sono rientrati dopo un ulteriore controllo di ASET. Ora si attende per la giornata di domani il nulla osta dall'ASUR per il normale riutilizzo dell'acqua. Il problema c'è stato, è stato di brevissima durata. Già oggi noi abbiamo effettuato delle controanalisi che riportano dei dati assolutamente entro i limiti, in particolare abbiamo 8,7 rispetto al limite di 30, quindi ribadisco, dico soltanto ai cittadini di stare tranquilli. Comunque questa è l'ennesima dimostrazione che i controlli dell'azienda, i controlli dell'ASUR consentono di consumare l'acqua del rubinetto con tutta tranquillità. Se capita una volta ogni X anni un piccolo problema negli acquedotti rurali, comunque tutti i cittadini vengono avvertiti per tempo. La Regione Marche riceverà 1 miliardo di euro per effetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo ha annunciato Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, che questa mattina è intervenuta all'iniziativa Italia Domani ad Ascoli Piceno. Fra le opere previste, ha spiegato Gelmini, rientra il potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara, spesa prevista 500 milioni di euro, che consentiranno una riduzione dei tempi fra i 40 e i 50 minuti nel collegamento con Roma. Ma c'è anche il tema dei porti. A quelli di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto sono stati assegnati 92 milioni di euro. Rilevante, secondo il ministro Gelmini, l'investimento sulle ciclabili. La parte più cospicua, oltre 27 milioni di euro, sarà dedicata alla realizzazione della ciclovia adriatica. Le Marche sono la regione capofila in questo progetto, che consiste in un percorso di 700 chilometri che porterà da Venezia, partirà da Venezia fino al Gargano.
E adesso invece parliamo di Adriatic Link. Adriatic Link è la centrale elettrica che verrà ampliata a Carrara di Fano. L'annuncio è stato dato da Terna. Terna insomma, la società che si occupa appunto dell'energia in Italia. In questo momento, mentre stiamo andando in onda, a Carrara di Fano si sta svolgendo un incontro, una riunione, un'assemblea pubblica esattamente nella struttura parrocchiale Casa Betlem, dove c'è il sindaco di Fano Massimo Seri con alcuni rappresentanti della giunta e naturalmente i diretti interessati, ovvero i cittadini. Allora andiamo subito in collegamento con Carrara, all'esterno, perché ripeto, dentro ancora c'è l'assemblea, e saluto Marco Leoni. Buonasera Leoni. Buonasera. Sì, Leone. Leone. Buonasera. Leone. Buonasera. Allora, sento un po' bassa, però cerco di capire. Benissimo, allora cercheremo di alzare il volume dalla regia. Che cosa è stato detto fino adesso e se siete soddisfatti soprattutto? Allora, il risultato ottenuto stasera è parziale, e anzi direi quasi basso, nel senso che dall'assemblea che abbiamo appena fatto sono emerse delle piccolissime speranze, nel senso che dopo una lunga discussione col sindaco pare che l'obiettivo sia quello di arrivare ad incontrare sempre in questa sede i diretti interessati, cioè Terna, perché ci sono troppi interrogativi, troppe domande che ancora ci poniamo insieme al sindaco, che non sono stati soddisfatti, al quale non abbiamo risposta attualmente. Quindi di fatto è stata accettata una cosa che noi non vogliamo assolutamente, cioè la centrale a due passi da casa nostra, con un inquinamento, un impatto ambientale che ancora non si sa, che non è limpido, non è chiaro, con un impatto soprattutto anche proprio economico, perché noi che abbiamo le case lì vicino abbiamo chiesto stasera al sindaco chi ci dà questi soldi, cioè come facciamo quando perderemo il nostro valore sia di salute che economico. Quindi fondamentalmente quello che abbiamo ottenuto stasera pare sia un incontro con loro, pare, perché non è ancora certa la cosa, però è quello che vogliamo ottenere noi, ecco, per cercare di ottenere ancora un... Ecco, cos'è Leone che cos'è che vi preoccupa maggiormente? L'elettromagnetismo, che cosa vi preoccupa di più? Assolutamente. Quello che ci preoccupa più in assoluto è l'elettromagnetismo, perché comunque studi scientifici, il personale magnetico deve stare sotto una certa soglia, non sappiamo se questa soglia loro la rispettino, ecco perché li vogliamo incontrare, per chiedergli uno chi ci ridarà i soldi che perdiamo nel momento in cui andranno a costruire altri 6 ettari già vicino a un'altra centrale, e due, vogliamo sapere per la nostra salute se verranno fatte delle opere compensative per schermare le onde elettromagnetiche che creerà questo nuovo praticamente paese elettrico. Non ci sta bene, li vogliamo incontrare, perché il sindaco stasera purtroppo più di tanto non ci ha potuto dire. Ha detto che il progetto è a zero e quindi si parte adesso. Ma scusate, come si fa ad accettare una cosa che deve partire adesso? Cioè hanno accettato qualcosa che nemmeno sapevano che cosa era veramente. Quindi è questo che vogliamo fare noi, incontrarli per sapere davvero, e poi soprattutto per spostare il luogo di questa centrale, perché ancora non ci sta bene. C'è la possibilità che si possa spostare ancora? Vi hanno detto anche questo? Ci proviamo. Ci proviamo, perché stasera eravamo in tanti, saremo ancora di più, perché stiamo creando comunque una comunità tale da poter farci un attimino sentire, perché forse riusciamo a incontrarli e a fare qualcosa proprio di questo genere. Speriamo, ripeto, piccolissima speranza. Però li vogliamo tutti, cioè vogliamo incontrare questi di Terna per provarci, ecco. È questo quello che è emerso stasera. Bene. Speriamo. Grazie Marco Leone, grazie per questo intervento. E adesso invece torniamo a parlare di Autovelox posizionati in due zone molto trafficate della città di Fano. Abbiamo sentito che cosa ne pensano gli automobilisti fanesi. C'è chi è d'accordo e chi no. Non si fa altro che parlare di Autovelox in questi giorni nella città di Fano, dopo l'installazione dei due nuovi dispositivi a Metaurilia e a Cuccurano.
ancora non funzionanti, il limite consentito sarà di 50 km orari in entrambi i sensi di marcia. In un secondo momento verranno installati a Rosciano, a Fenile e a Fano Sud tra Torrette e Ponte Sasso. Altri 5 invece saranno mobili e posizionati a Sant'Orso e in Via del Fiume. L'intento, ha spiegato il Comune, non è tanto far cassa, ma evitare incidenti, soprattutto gravi. Ma cosa ne pensa la gente di questa scelta? E qui l'estate è un via vai di moto e macchine che passano come le schegge, quindi sicuramente fa piacere vedere macchine che adesso vanno piano e sono un pochino più prudenti, ecco. Sicuramente qui è l'ideale adesso, perché anche perché la strada è molto piccola, è molto stretta e c'è un centro abitato e quindi era ora. Vanno molto veloci qui le auto? Assolutamente sì, purtroppo. Quindi pensa che questa sia una soluzione ideale? Penso di sì, speriamo perlomeno. Una strada, fra l'altro, teatro di incidenti non indifferenti? Anche, purtroppo. Sì, questo tratto di strada purtroppo ne ha visti tanti nell'arco del tempo. Troppi incidenti, troppa gente che va forte. Quindi è un'ottima soluzione? Come no, per me sì. Il limite è troppo basso, poteva essere secondo me 60 all'ora, non 50. Non è che ci sia tutto questo bisogno, magari non si fermano tanto volentieri ai passaggi pedonali, quello magari così rallentano un po' di controllo, male non fa. Adesso non vedevo una grandissima esigenza, però vedo che la gente ha problemi a attraversare i passaggi pedonali, perlomeno farà buono per questo. Speriamo che almeno vadano più piano e almeno si fermino quando la gente vuole attraversare. Quindi le macchine qua vanno molto veloci? Sulla Flaminia vanno molto molto veloci, sì. Questo limite di 50, secondo lei è giusto? Dovrebbe essere un po' più alto? No. In un paese insomma va bene 50. Quando cercano di attraversare è molto faticoso perché le macchine non si fermano, andando molto veloci. Sono d'accordo perché è un tratto di strada pericoloso, quindi aver installato l'autovelox è sicuramente una cosa positiva. Per tutelare anche la sicurezza dei cittadini. Il limite del 50 che cosa pensa? È eccessivamente basso, a mio avviso, però ovviamente... Quanto dovrebbe essere secondo lei? Io non lo so, ma sui 60 forse è più, no? È meglio telecamere rispetto ai disasori di velocità, secondo lei? Secondo me sì. E va bene perché la velocità è troppo elevata e la sicurezza ne va a rischio. Superano abbondantemente 80-90? Sì. Quindi sì. 50 va bene, secondo lei? Sì. Se fosse qualche chilometro in più non guasta, però va bene così. Una maggior sicurezza per i clienti, anche perché qui col parcheggio quando si esce molta gente sfrecciava, quindi adesso è molto più sicuro. E magari se era un pochettino più alto, perché comunque è una strada nazionale molto trafficata, magari qualcosina di più si poteva fare, anche a 70. Ovviamente qui poi dopo la gente fa anche gli 80-90, quindi... Al Duomo di Fano questa mattina è stato celebrato il precetto pasquale interforze. La Santa Messa che precede la Pasqua è stata celebrata dal Vescovo Trasarti, dai cappellani militari e dal clero locale, con il coordinamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo. Oltre alle forze armate, alle forze dell'ordine, erano presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri e numerose autorità civili, militari e sanitarie. Siglato un accordo per la promozione di eventi turistici del nostro territorio tra Inside Marche Live e la Proloco di Pesaro e Urbino. Noi guardiamo avanti. L'Associazione dei Tour Operator Incoming Inside Marche Live e il Comitato delle Proloco della provincia di Pesaro Urbino hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa per il progetto di organizzazione eventi, marketing, promozione e promo commercializzazione turistica, ovvero lavorare insieme nel programmare e promuovere iniziative di qualsiasi genere da svolgere nel territorio provinciale e marchigiano.
La firma è avvenuta all'interno della sala della provincia dal presidente di Inside Marche Live Federico Scaramucci e il presidente delle Proloco di Pesaro e Urbino Damiano Bartocetti. Le Proloco da tanti anni organizzano e sono impegnate nella valorizzazione del territorio e noi da sempre siamo impegnati nella vendita, diciamo, di quelle che sono le opportunità di queste terre. Mettersi insieme significa anche cercare di, come dire, fare sinergia, di mettere insieme le forze, di non disperdere risorse, quindi per noi è molto importante cercare di lavorare appunto di squadra. Quanto mai oggi c'è necessità di avere meno individualismi, meno personalismi e soprattutto più lavoro di squadra. Quindi per questo che abbiamo deciso di fare questo tipo di intesa, che naturalmente si inizierà già a vedere e a realizzare fin dai prossimi appuntamenti, a partire dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove già appunto saremo insieme per programmare iniziative, promuovere il territorio, promuovere gli eventi, organizzare anche un evento fuori fiera dove inviteremo tour operator, giornalisti italiani e stranieri e presentare il sistema Marche, il sistema del territorio della provincia di Pesaro Urbino in maniera unitaria e coesa. Poi soprattutto anche adesso che abbiamo questa grande occasione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, quindi non possiamo assolutamente perdere, dobbiamo assolutamente cercare di mettere insieme le forze per cercare di lavorare meglio e far conoscere ancora di più questa meravigliosa terra. E vorrei ricordare che le Proloco nel nostro territorio organizzano il 90% degli eventi. Questi eventi che spesso vengono poco pubblicizzati, poco portati fuori, e credo che la sinergia con i tour operator debba essere proprio questa. Noi creare gli eventi e il tour operator che lo fa per mestiere promuovere e vendere i pacchetti in aiuto del territorio, questi aiuti che sono fondamentali per il nostro territorio e che ci rendono sempre di più accoglienti e capaci di rendere belle e vive le nostre comunità. Alla BIT a Milano saremo come Proloco soprattutto a promuovere quella che è la nostra forza, le nostre Proloco, ma soprattutto i nostri eventi, in particolare il Natale che non ti aspetti, che destagionalizza un periodo di bassa stagione e che soprattutto vede la commissione, la collaborazione di più enti, soprattutto in particolar modo la Regione Marche, ma anche con Inside Marche, con tutte le altre associazioni che vorranno aderire alle nostre iniziative, perché crediamo e riteniamo opportuno che lavorare insieme e promuovere insieme gli eventi sia veramente vincente. Ecco, facciamo anche gli auguri di pronta guarigione a Damiano Bartocetti, presidente dell'UMPLI provinciale, che è ricoverato all'ospedale di Fano nel reparto di gastroenterologia per un lieve malore. Ha detto: sto facendo degli accertamenti, tornerò più carico di prima, quindi insomma a lui auguri di pronta guarigione. Domani, sabato 9 aprile, alla cooperativa Tre Ponti di Fano si svolgerà una tombola per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina, mentre il giorno seguente verrà organizzato un pranzo per tutti gli sfollati che sono nella città di Fano. Alla cooperativa Tre Ponti due iniziative per aiutare gli ucraini nella nostra città. Gino Bartolucci, di che cosa si tratta? Allora, la cooperativa Tre Ponti e la Proloco, in questo momento di difficoltà, di guerra in Ucraina, in prossimità della Pasqua abbiamo pensato a un'iniziativa. Abbiamo fatto una raccolta che è ancora aperta, dove abbiamo raccolto un po' di soldi. Qual è l'iniziativa? Un pranzo di Pasqua agli ospiti che abbiamo a Fano. Perciò sabato sera abbiamo pensato di fare una tombolata, e qui l'appello di venire a giocare a tombola, perché l'incasso sarà devoluto per questa iniziativa. Domenica avremo ospiti tutte le famiglie e i bambini a pranzo, dove regaleremo uova di Pasqua, colombe e un buono spesa Conad a ogni partecipante. L'appuntamento è domani alla tombolata alle ore 21, domani sabato 9 aprile alle ore 21 alla cooperativa Tre Ponti. Perciò vi aspettiamo numeroso, perché più siamo, più devolviamo a queste famiglie. Ancora volevo ringraziare Proloco e Cooperativa Tre Ponti per questa bellissima iniziativa che sarà questa domenica, un pranzo dedicato a Pasqua per numerosi famiglie ucraini presenti in questo territorio, a zona di Fano. Tanti bambini, saranno circa 160 persone,
Insieme già abbiamo fatto tanto e ancora grazie per questa bellissima iniziativa. Un'altra volta vorrei fare un appello per la nostra raccolta dedicata in Ucraina, sempre cibo e farmaci. Ancora la guerra non è finita e abbiamo tanto bisogno di questo. Noi come Clown Dottori interverremo direttamente domenica, visto il numerosissimo numero di persone, di bambini presenti. Abbiamo chiesto l'appoggio di un'associazione, i Clown Orsotti di Camilla, è un'associazione lombarda che è già venuta sul territorio quando c'è stato il terremoto. La clown terapia sarà fondamentale per questi bambini al fine di portare a vivere un momento di serenità in questa domenica prepasquale. Adesso invece ci spostiamo a Calcinelli di Colli al Metauro, dove dopo 3 anni di stop torna il Festival di Primavera. Commercianti, Proloco di Saltare e Comune di Colli al Metauro uniti per riportare sorriso sul volto delle persone dopo 2 anni difficili di pandemia. Con un programma ricco di iniziative tra spettacoli, premi e intrattenimento, torna a Calcinelli il Festival di Primavera. L'evento, ideato 20 anni fa, si svolgerà domenica prossima dalle 10 alle ore 21. Un'idea di rinascita, quello che vogliamo dare è un momento spensierato, un momento per poter uscire nuovamente, vista anche la fine dello stato d'emergenza, un momento per tutti i cittadini, per le attività commerciali, per potersi promuovere, per le associazioni, per mostrare le loro attività. Da qui è nata la volontà di voler contattare gli artisti di Zelig, comici come loro che sapranno sicuramente far ridere. Infatti avremo Max Cavallari con il suo spettacolo Cari Cortili, avremo Giancarlo Calabrugovic, il Calabretta, abbiamo Alessandro Politi, che è il Grande Mago 3, tutti che sono comparsi poi a Zelig dell'ultima edizione. Ma oltre a questi personaggi abbiamo anche altri artisti, tra cui Schizzo JF, che si esibiranno con degli spettacoli itineranti e che vengono da Circus Off e sono, diciamo, degli artisti poliedrici che intratterranno ovviamente tutta l'area della manifestazione. Abbiamo il grande magic performer Enrico Battaglia, sempre facente parte del gruppo Zelig e Circus Off. Dopodiché ovviamente la giornata è caratterizzata non solo da questi personaggi ma anche da altri artisti. Basti pensare che al mattino abbiamo il pianista sul maggiolone. Si tratta di un maggiolone che è completamente autonomo, addirittura dotato di un fotovoltaico, trasformato in un pianoforte e che allieterà la mattinata lungo la via Flaminia. Abbiamo il Van NDJ, che si chiama Van perché è un pulmino Volkswagen d'epoca, completamente restaurato, adibito a console, su cui si esibiranno diversi DJ. A fianco poi verrà allestito uno spazio a tema dove si potranno scattare fotografie in modo gratuito. Sarà presente anche un gruppo folcloristico composto da percussionisti e ballerine, mentre per le 14.30 è prevista una conferenza sul mondo dei fiori. Quest'anno abbiamo deciso di sviluppare anche l'idea di creare un concorso, quindi sia il concorso delle vetrine dei commercianti e anche il concorso del balcone più bello dei cittadini, un modo per coinvolgere tutti in questa bellissima festa. Trovate il programma completo nella locandina scannerizzando il codice QR. Questa è una scelta sia ecologica che innovativa. Il festival sarà diviso in 4 zone principali. Abbiamo via Marconi, il piazzale della delegazione comunale, via Flaminia e la piazza centrale. Quello che proponiamo quest'anno per questo festival è cultura, intrattenimento, musica e spettacolo. Non mancate. A Pesaro invece è stato presentato il logo in occasione dell'elezione a Capitale Europea della Cultura 2024 della città appunto pesarese. L'immagine è stata realizzata dalla giovane studentessa Jessica Sinigaglia e contiene l'azzurro del mare, il verde delle colline, il giallo del sole e delle ginestre. Il nuovo marchio verrà presentato domani a Procida durante la cerimonia che darà il via all'anno della Capitale della Cultura 2022 e poi domenica 9 aprile alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano.
Vi ricordo, lunedì sera, dopo il telegiornale, torna il nostro programma di approfondimento Primo Cittadino. A causa di impegni sopraggiunti alla BIT di Milano, il sindaco di Mondolfo non potrà essere presente qui in studio, come annunciato nei giorni scorsi, tornerà nei nostri studi dopo le festività di Pasqua. Lunedì prossimo sarà con noi invece il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Grande grazie questa sera lo rivolgiamo a Tiziana e Wanda Stefanelli per il sostegno a Fano TV, grazie. Tra poco c'è la pubblicità, poi le previsioni del tempo e uno speciale dedicato alle donazioni di Avis Fano. Qui sul canale 19 di Fano TV l'informazione locale torna in diretta domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Condotta da Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.